Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Повторю, диктатура западных элит направлена против всех обществ. Это вызов всем. Такое полное отрицание человека, неспровержение веры и традиционных ценностей. Подавление свободы приобретает черты религии наоборот, откровенного сатанизма. Putin è riuscito a far passare l'idea che non è la guerra in Ucraina, ma è una guerra contro l'Occidente. Storico esperto di nazionalismo russo, Giovanni Savino ha vissuto e insegnato 17 anni in Russia. Quando è scoppiata la guerra, ha lasciato il paese. L'Occidente di Putin è un Occidente che ha le sembianze del colonizzatore, che ha le sembianze dello speculatore capitalista, che ha le sembianze della spersonalizzazione dovuta al gender, che ha le sembianze di chi vuole sessualizzare i bambini. Dio, Padre e Famiglia è un motto che si può ascrivere al putinismo di oggi e la sua agenda programmatica. A tutti i cittadini della Russia, разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо мамы и папы был родитель номер один, номер два, номер три, совсем спятили уже. Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов детям навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию? Putin, come molte delle persone provenienti dal KGB, ha adottato una visione del mondo religiosa. La religione viene vista come un collante ideologico, quindi non un atto di fede, ma un qualcosa in cui si deve credere perché così si tiene insieme la società. Vi è una attenzione all'idea per cui la Russia è un mondo religioso, il resto del mondo è religioso, ha perso la fede ed è nell'oscurità. A chi si rivolge Putin, soprattutto all'estero? Quando parla di neocolonialismo, del primato degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, si rivolge al terzo mondo e si rivolge all'Asia. Quando parla del satanismo, è un ammiccamento chiaro a Quanon, che aveva accusato gli esponenti del Partito Democratico di essere dei satanisti. Quando invece parla di gender, di genitore 1, genitore 2, dell'immigrazione incontrollata, si rivolge all'estrema destra. È una sorta di mettere il cappello sui complottismi occidentali. L'estremismo di destra non l'ha inventato Putin, ma Putin lo sfrutta. Allora, Stefano.